70 anni di Sane Radici, manifestazione voluta per festeggiare i 70 anni dell'ASCOM di Castellammare di Stabia, ma soprattutto per mettere in evidenza ancora di più la vocazione turistica e commerciale della nostra città. 70 anni di Sane Radici è una manifestazione che è stata finanziata dalla Camera di Commercio di Napoli e che ci ha permesso di organizzare due serate in ville comunali, quindi regalate ai cittadini e ai clienti delle nostre aziende, e una serata dove premieremo le aziende storiche della città. Verranno premiate le aziende che hanno circa 50 anni di attività nella nostra città, che sono tante in un momento come questo, ed è un segnale che abbiamo voluto evidenziare proprio per mettere in evidenza il fatto che in un momento di crisi, in un momento in cui c'è cambiamento radicale del commercio e dell'impresa nella nostra regione, ma in Italia soprattutto, ci sono comunque aziende che continuano tutti i giorni a rimanere aperte con grandi sacrifici e da tanti anni, con una continuità molte volte anche familiare che dà la possibilità a queste aziende di guardare anche al futuro tramite un cambio generazionale che ci deve essere in tutte le aziende. E quindi abbiamo voluto evidenziare proprio questi aspetti e siamo orgogliosi che a Castellammare ci siano tante di queste aziende che con sacrificio vanno ancora avanti. Iniziamo con la prima serata più istituzionale, con l'arma dei carabinieri, proprio perché volevamo dare un segnale di legalità a questa manifestazione e anche perché diciamo, corrispondono i due anniversari. I 70 anni dell'ASCOM di Castellammare corrispondono con il bicentenario dell'arma dei carabinieri. Abbiamo voluto, come direttore artistico di questa manifestazione, Lello Radice, che al limite ci darà un cenno sulle due serate che verranno fatte in Villa Comunale. Tanto grazie al presidente dell'ASCOM Gianni De Meo per avermi voluto, diciamo, in questa manifestazione come direttore artistico. Le due serate saranno articolate, diciamo, tra virgolette, in maniera un po' più seriosa e in maniera un po' più allegra. La seconda serata con Peppe Iodice nello spettacolo Stasera mi butto, dove ci farà divertire toccando anche temi di attualità e diciamo un po' la crisi che ci attanaglia ormai da un po' di tempo, mentre la prima serata abbiamo invitato la banda dell'arma anzi la fanfara dell'arma dei carabinieri proprio per sottolineare, diciamo, un commercio sano e legale. Ci sembrava giusto anche in questa ricorrenza, un po' per giustificare la presenza dell'arma dei carabinieri e la vicinanza proprio dell'arma dei carabinieri a quelli che sono i problemi legati, diciamo, alla nostra città. C'è un tenore che si esibirà prima dell'arma dei carabinieri, che è Fabrizio Borghese, che ci allieterà con delle canzoni partendo dal classico fino al moderno, con una voce narrante che accompagnerà proprio questo giovane tenore di San Giorgio a Cremano, dove spiegherà i pezzi che farà, insomma, da Luigi Denza a My Way di Frank Sinatra. E tutte e due le serate avranno la chiusura di Music by Night di Cristian Padula. Ci tenevo a dire che comunque poi tutte e due le serate si chiuderanno in maniera divertente con la musica e saranno riprese in diretta streaming da On Air Comunicazioni e da Report Web TV. Ci tenevo a dirlo che la vicinanza anche della stampa farà sì che la serata abbia una visibilità giusta.